C'è un bel po' di movimento come negli anni passati, anche se insomma, noi non viviamo direttamente con il turista che compra, perché il turista che viene a Procida ama immergersi nelle nostre acque, ama andare al bar, al ristorante e quindi noi dopo viviamo con una cosa di riflesso perché più lavorano le attività e naturalmente più si spende poi sull'isola. Che cosa miglioreresti rispetto a questo tipo di territorio? Sicuramente ci sono delle istanze che come operatrice porresti all'attenzione dell'amministrazione. Niente, il nostro punto dolente, lo sappiamo benissimo, è il traffico. Io gestisco delle attività sull'arteria principale dell'isola e sostengo da tanti anni che purtroppo nei mesi estivi questa arteria non può essere a doppio senso, cioè bisognerebbe avere il coraggio di mettere un solo senso di marcia per dare la possibilità ai pedoni di poter guardare tranquillamente le vetrine per poter fare shopping. Purtroppo ciò non è possibile, quindi delle volte diventa pericoloso anche uscire dalle nostre attività. Niente, io invito a essere presenti proprio a Piazza Olmo, vivere il problema e poi prendere delle direttive, magari proprio con gli operatori della zona, perché chi conosce benissimo la zona e chi ci lavora. Favorevole o contrario al dispositivo antitraffico con le fasce orarie 19:21 in questo momento, ricordiamo. Allora, premesso che io sono contraria a qualsiasi tipo di divieto, modificherei un po' gli orari perché alle 19 per noi diventa impossibile lavorare, anzi, delle volte forse è meglio chiudere.